This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio. Hai perduto quell'incontro, Rocky. Quando potevi vincerlo, ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. E devi farteli tornare quegli occhi, e per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Un artiglio in salotto. Oh, come sono gli occhi della tigre Vince? Non riesco a farli. Oggi ho usato questa situazione qua, poi ve la racconto. I know why they hating on us, cause the style's so fabulous. I'ma be real on us, nobody got nothing on us. Girls be all on us, from London back down to the US. We rockin', it's contagious, monkey business outrageous. Just confess, your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right, we deaf. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on baby, just pump it. Pump it louder, 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 and say, oh, 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 say, oh, 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 yo, yo, turn up the radio, flash your stereo right now, huh. This joint is fizzling, it's sizzling right. You check this out right here. Do wanna hate on us, do need to ease on up, do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass, shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Come on baby, just pump it louder, 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 and say, oh, 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 say, oh, 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 yo, yo. Turn up the radio, flash your stereo right now. This joint is fizzling, it's sizzling right. Feel our feels live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in to do they thing. Pump it louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Mariano, Gian Claudio, Davide, Martina, Paolo, Ronny, Matteo, Modi, Francesco Mazzoni. Enjoy your radio, enjoy your village, viva music and more. Un grazie di cuore sempre a tutti voi che ascoltate music and more spettacolo. Indirizzo ce l'ho. Via 26 agosto numero 6. Rintracciarti non è un problema. Qui a Morazzone. Telefonerò 3486709857. Ti offrirò una serata. Una tigre. Petomani. No, fa freddo. Che puzza, colo. Puzza. Che puzza. A parte che non è vero. Puzza. Non inventate voi, perché poi è quest'altro qua. Io, caro, certe volte spacca la sedia in due.
e va tutto bene, però bisogna sempre puntare il dito sugli altri. No, la freccia, non il dito. Allora, la freccia, io le faccio silenziose, che non temo si sente. Silenziose. Sono tutti santi con l'aureola sopra la testa. Tutti santi col culo degli esatto, altri. Esatto, è vero, esattamente. Allora, buonasera, Music and More prende forma, prende vita un'altra prende tigre. Forma. Prende forma. Oh, ragazzi, d'altronde Fagioli da aria alla Juve, cioè esatto. Io non posso dare aria alla sede di Music and More, certo che posso. Infatti. Come state, ragazzi? Tutto bene? Bene. La grandissima. Allora, te siamo Colo, qui, come stai? Come sempre, in the place to be, nella nostra sede di via 26 agosto, numero 6, a Morazzone, per un'altra puntata della nostra web radio. È on air, come sempre, dalle 21 alle 22, come tutti i santi giovedì. Siamo qui, pioggia, neve, grandine, tempesta, infatti, condizioni climatiche avverse. Noi non saltiamo mai la tigre, ragazzi, siamo sempre qui a tenervi compagnia ogni giovedì con delle notizie importantissime, quindi che riguardano, come sempre, al centro di tutto c'è la musica, con le grosse e più grandi novità, insomma, poi notizie sempre nuove, sempre notizie sempre fresche, sempre insomma, fresche. Infatti ho dovuto mettermi la felpa perché sono talmente fresche che mi sono coperto questa sera, perché insomma quando fa fresco bisogna coprirsi. Voi come state, ragazzi? Il mio team, come sempre, Vince è tornato, c'è Oscar in regia, come state? Io lo sai che sto sempre bene quando sto qui con te. Mamma mia che emozione, che emozione. Con Oscar un po' meno. Applausi. Adesso ti faccio gli occhi della tigre. Toh! Voi non lo vedete, ma Oscar fa degli occhi della tigre che sembra ubriaca. Sembra la tigre che ha preso una botta in testa. Quella classica dei cartoni animati, uguale. Una tigre giamaicana, che sapete che la tigre giamaicana è famosa per avere l'espressione un pochettino così, insomma, perché sapete che il posto, insomma, richiama un po' questa situazione. Allora, ragazzi, anche quest'oggi siamo qui prontissimi per raccontarvi un sacco di buone robe, ve l'ho detto, musica, ma non solo, perché poi, insomma, c'è lo sport, ci sono un po' di notizie che riguardano il mondo dello spettacolo in generale, insomma, come sempre, un sacco di belle cose. Poi, soprattutto, al centro di tutto quanto c'è la buona musica. Abbiamo sentito il disco iniziale, insomma, la zio, raccontacelo un po', che sei tu il DJ. Beh, Pump It, the Black Eyed Peas. Che era un disco ripreso da che cosa? Da un film di Tarantino. Che era Pulp Fiction. Bravi. C'era Uma Thurman che ballava e me la ricordo molto bella bene. Gnocca Uma Thurman, è sempre stata. Te sulle donne devo dire che c'è un incipit, vabbè, di un certo livello. Vabbè, ma Uma Thurman a chi è che non piace? Beh, c'è ragione. Sì. Poi in quegli anni lì, quando era... Sai che era una super gnocca nei film? Era cosa? Come... Quella biondona, come si chiamava quel film? Pamela Anderson. No. Anche lei. No, quella che aveva fatto The Mask. Come si chiama? Io sul film. Cameron Diaz. Bravi. Mamma mia, che le sa tutte, le sa. Le sa tutte. Cioè, è un'enciclopedia, cazzo. Un'enciclop. Nel mondo delle donne, le sa tutte. Vabbè, ognuno ha dei campi dove è più forte. Esatto, noi predilige lo Shartuturu. Lollo Shark, Lollo Shark. Dai, andiamo con la sigla, va, ragazzi, che poi cominciamo ufficialmente la nostra puntata. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera. Tigre. Misteriosa è la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera. Tigre. È l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere lo sa. Ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la libertà, difende i buoni, sa cos'è l'amore, il nostro eroe mai si fermerà. Ha tanti amici e grande la bontà, ma con me come è fatta a funzionare la trombetta stasera? Ogni tanto ritorna da Cloud, non lo so perché. Ahimè, no. Non è che hai cambiato il criceto, ne hai messo uno un po' pompato. Ma ti dico una cosa, non ho quasi usato l'iPad questa settimana. Dunque, dici che si è raffreddato un attimino. Sì, ha respirato, sì. No? Ha respirato l'iPad, si è un attimo rigenerato anche lui con l'aria di montagna dei posti dove vai.
ed è rifiorito. Adesso provo tutti gli effetti. Prova tutti gli effetti. Ecco, adesso batteria. Non va più niente. Allora, questo va. Chi è che suona? Apri. Un tigre. Una volta li usavi tutti, tra l'altro. Ma è vero. Basta, facciamo tutta la puntata così a provare gli effetti. Stasera va il campionatore, incredibile. Va bene, dai, direi che facciamo passi avanti. Allora, zio, cosa hai fatto sto weekend di bello? Raccontami, lo stavi raccontando poi tu. Questo weekend sono stato in un posto incredibile che si chiama Val Calneggia. Praticamente è una valle che sta al di sopra della cascata di Foroglio. Che se avete l'occasione di andare in Val Bavona, sopra la Valle Maggia, nonché sopra, sopra Locarno, il marito della figlia, della cugina, della nonna, no, io mi sono già perso il primo paese. Allora, Locarno, la Valle Maggia è famosa, ragazzi. Partiamo da zone un po' più ampie. Svizzera. Allora iniziamo. Svizzera va bene. Città di Locarno, c'ha le valli, la famosissima perché c'è la Centovalli, quella anche che si collega tra Domodossola e Locarno. Dove c'è il famoso trenino dei Centovalli. Esatto. Da lì ci sono altre 3 o 4 valli che si susseguono. Quindi sono 104. Sono 104. 104 valli. Che ci sono altri valli che si susseguono, tra cui ci sono i fiumi affluenti che entrano nel Lago Maggiore, tra cui il Ticino. E tra questi c'è sia il fiume Maggia che il Verzasca. La Valle Maggia a un certo punto si dirama in altre 2 valli più piccole. Una è la Val Bavona, che dopo finisce, da lì si può arrivare anche in Piemonte. A metà della Val Bavona c'è questa famosissima cascata, che è bellissima perché avrà un salto di un centinaio di metri più o meno, molto molto bella, ed è raggiungibile in macchina. Cioè tu puoi arrivare in macchina, vedi lì proprio la cascata. Però se vuoi andare a vedere qualcosa di molto più interessante, si risale la cascata sul fianco destro e si arriva in questa valle che l'ho beccata non in foliage pieno, ma un'acqua color smeraldo, questo fiume incredibile, molto molto bella, con questi anche tipo ponticelli romani. Comunque ci sta. E quanto sei stato? Una giornata, un giorno e mezzo. Io parto via il sabato e ritorno la domenica sera col mio furgone, ho dormito in valle e via. Quando mi esce con la parola foliage, ogni volta che dice la parola foliage, c'è un bambino che in Africa ha un risentimento, cade per terra. Nasce una nuova fata nella mia foliage. Nasce un nuovo elfo nel bosco. Però la pronuncia è il top. Foliage. Non gli puoi dire niente, cosa gli devi dire? Ma va, cosa devi dirgli al ragazzo dello zio Martelli, che è sempre lì brillante come non mai, e ha sempre, soprattutto a inizio puntata, qualcosa da dirci mentre insomma pubblichiamo il link comunque, perché ormai lui lo fa per scaramanzia, ormai già lui lo dice, ma poi lo sa che, ma sai che se dovessi funziona tutto, perché chi lo dice sa di essere bravo fratello. Direi bene come inizio, livello sempre altissimo. Andiamo con un disco, dai, che diamo là con le hit che ascolteremo stasera, che faremo ascoltare ai nostri ascoltatori. Aspetta ancora... che mi hai fatto parlare, non ho ancora caricato. Allora, non è più multitasking. Quanto fa la Lazio, bro? Faceva 0-0. Come 0-0? Gol annullato. Gol annullato, hanno detto, per un fuorigioco di un'unghia. Quindi gol annullato al Monza di inizio partita. Sì. Vedremo. Sì. Cosa succederà? Si sta giocando l'ultima partita di questo turno infrasettimanale. Esatto. Ricordiamo, penultima giornata del campionato, perché poi si gioca domenica e poi c'è il mondiale. Eccolo qua il disco che è arrivato su Music & More. Arriva Neffa, prima Neffa. Di andare via in diretta fino alle ore 22. Prima che andiamo via, c'è ancora 45 minuti più o meno. E dopo c'è Ronny. Ciao, sono Ronny. Vai, Neffa. Prima di andare via, spero che balli un po' con me. Sopra la musica, ora il tuo corpo si muove. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza ora, no. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Prima di andare via, spero che resti un po' con me. Solo un momento, sai, ora che la notte corre. Può essere l'ultima buona occasione per me
di redenzione insieme a te. Niente distanza, no. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Cose che ti direi. Prima di andare via, solo un momento sai, può essere l'ultima buona occasione per me. E sento che è possibile, niente sostanze ora no. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Prima di andare via, se tu resti qui con me, se che tu resti qui, se tu resti qui con me, se che tu resti qui, se tu resti qui con me, se ancora un poco qui con me. Di un tigre nel motore. E rientriamo dopo il bellissimo pezzo di Neffa, prima di andare via, ascoltato live durante questo giovedì 10 novembre 2022. Frat, ti è piaciuta questa? Sì, eri lì che te la ballavi. Può essere l'ultima. Ondeggiando. Sai che io quando ondeggio fai paura. Sono incontrollabile. Devo dire che sull'ondeggio sei uno dei migliori. Sono incontrollabile. Unstoppable potremmo chiamarti, frate. L'ondeggio Lollo Shark quando si avvicinava alla donna. Che non capisci mai. Non capisci mai se cado per terra oppure no. No, io l'ho capito tante volte. Gli altri non lo so. Allora andiamo avanti con questa puntata, andiamo a salutare soprattutto un po' i nostri ascoltatori perché ci sono già un sacco di commenti infuocati questa sera, soprattutto sulla chat di Spreaker per la partita che si è giocata questa sera in quel di Verona. Ah, adesso, giocato? Non lo so. Adesso ne parliamo. Allora salutiamo in ordine, vabbè, il primo commento è il tuo, fratello, perché noi siamo operativi anche sulla chat, a parte lo zio che si è tecnologico. Lui sta facendo. No, perché sennò poi non mi sceglie il disco, lascialo lì, scriviamo noi. Che sta provando i suoni. Allora Ste Boldrini, salutiamo. Ciao a grande tutti, ciao Mitico Ste, iscritto alla radio, ascoltatore che numero si è portato uno, il VIS numero. Quindi salutiamolo, Family Rossotti presente, buonasera Tigrotti, mi ha detto che mi ha mandato un MMS addirittura, ciao ragazzi, eccolo qua, andiamo a vedere poi nei messaggi, perché ancora, abbiamo ancora WhatsApp bloccato, raga, quindi abbiamo la situazione qua, vediamo di attaccare il telefono e di far partire l'MMS della Family Rossotti che mi fa, mi devi 60 centesimi Teo dell'MMS che ho mandato, certamente Teo ci sdebiteremo quando ti vedrò al Barasso, uno dei prossimi martedì, perché ormai sei un boxer, quindi non posso più dirti niente. È diventato un boxer. Ciao ragazzi, Teo sì, ormai ha cambiato sport perché il calcio ha capito che non era il suo. Ciao ragazzi, sempre effervescenti come sempre Anita, poi soprattutto in studio c'è un'aria super effervescente, molto effervescente stasera. Frizzantina. Ho dovuto accendere la sigaretta elettronica al gusto di strawberry, ecco. Matteo che ci scrive, porco boia, buonasera ragazzi, o Roby, eccolo qua i messaggi, che furto a Verona, eccolo qui che lancia la bomba. Beh, di Rossotti. Adesso ne parliamo, quindi WhatsApp non funziona ancora, no ragazzi, abbiamo operativo Telegram. Teo, ma Telegram è il social di comunicazione che soppianterà WhatsApp
WhatsApp, te lo dico adesso, quindi scaricatelo, perché si sentono meglio le chiamate che fai vocali, sentono meglio i messaggi vocali in generale, ci sono i gruppi illimitati, quindi puoi mettere dentro quanta passaggio gente vuoi. Dei file illimitato anche, passaggio dei file senza compressione, esatto. Ricordiamo foto e video che l'avevamo detto l'altra volta, insomma un sacco di cose in più che si possono fare, poi è meno controllato, quindi è nato come social di messaggistica per gli spacciatori, quindi, esatto, quindi per quell'altro amici, per come si chiamava quello della i nostri amici spacciatori, per chi? No, quello lì dei posti di blocco. Ci sono PDB, no, PDB. Vabbè, quello c'era già anche di là, però sì, anche su Telegram è nato, però poi ci sono gruppi insomma dedicati al sesso, al gioco d'azzardo. Lo devo scaricare. C'è l'albanese delle scommesse, che è il numero uno, che ti suggerisce le schedine più top e ti fa vincere le cifre migliori. C'è anche il gladiatore delle scommesse, un sacco di gruppi, insomma ci sono gruppi che nascono e tu puoi andare a cercare questi gruppi e non solo quelli diciamo dove ti coinvolgono altre persone, quindi scaricati Telegram perché spacca. Poi andiamo avanti a salutare, c'è Raffaele che scrive: carissimi, buonasera, ciao Raff, anche a te un benvenuto. Anita ci manda dei sorrisoni, eccolo qua Teo che scrive: ti amo, con le risate. E Teo subito la butta lì: è la Juve ruba con due B e un sacco di A, con le risate. Noi abbiamo giocato il nostro bonus, ma si sa, la Juve fa notizia. Il bonus, sì, stasera non c'è niente di eclatante. Vabbè, però noi per buttarla in cacciata, cioè, ne ho visti di peggio, negli anni ne hanno fatti di peggio. Sì, ne hanno fatti di peggio. Alessandro questa sera ha buttato giù solo lasagna al limite dell'area, giusto però buttarlo giù prima dell'ingresso in area, perché si è preso il rosso, rigore. Era entrato da 10 minuti, sappiamo le note, sono notissime. Beh, le qualità man di Alessandro. L'ultima volta che sono andato allo stadio sono andato a vedere, pensa quanto tempo fa, Inter Carpi, e c'era una 1-1 gol di lasagna, 1-0 per 1-0 gol di lasagna, sul finale. Pensa a te da quanto tempo che non stasera vado allo stadio. Non ha visto la porta neanche col cannocchiale da lontano lasagna, bravissimo, anche se lì era involato verso l'area. Alessandro lo stende, quindi possiamo dire: Alessandro, entro, rosso, esco, ciao. Queste sono le quattro indicazioni sulla sua partita. Una Juventus che di rapina porta a casa, intendo come gioco e non come situazione, porta a casa la partita con il risultato di 1-0, gol di Ken, okay, con doppia deviazione, però diciamo che ha quagliato di più rispetto a un Verona. Pensa che io ero a casa, all'inizio pensavo l'avesse parata. Ah, il bonus era il rigore per loro. No, quello non c'era, perché sembrava netto a velocità normale, ma poi analizzato Chiellini va ad anticipare Verdi Bonucci va ad anticipare Verdi con la gamba alta e Verdi poi va a calciare direttamente il piede di Bonucci, quindi non è assolutamente rigore quello lì, e la punizione è giusta fuori dall'area. Contavo su Verdi, ho detto calcia di destro, di sinistro, se la calciavo io probabilmente l'avrei calciata meglio, almeno beccavi lo specchio della porta. Non possiamo dire niente dai su questa vittoria della Juve qui in quel di Verona, anche se Teo ha buttato la bomba. Andiamo a vedere se si può ascoltare il messaggio vocale che mi ha mandato. È un wow, addirittura AMR, vediamo, recording audio AMR, non so, 14k, non riesce neanche a riprodurlo il nostro telefono. Teo, vediamo se riusciamo ad aprirlo. No, assolutamente Teo, devi scaricarti Telegram. Beh, se vuoi scriverci assolutamente, perché neanche l'MMS non so come tu l'abbia registrato, ma non funziona. Allora non gli devi 60 centesimi. No, allora non ti do un cazzo, Teo, a parte che non te li avrei dati lo stesso. Mi voglio bene. Saluta Maria Sole Jacopino, scarica Telegram, fatti il profilo, che al volo non viene lì. Ci sono i messaggi vocali, avete sentito Ronnie già nelle ultime due puntate, si sente veramente da Dio. Questa sera, parlando poi di sport, ieri vittoria dell'Inter, 0-0 del Milan, invece martedì insomma qualche grande è caduta, parliamo anche dell'Atalanta che ha perso 2-1 con Lecce, quindi ha segnato quel ragazzo lì che c'ha un fisico della Madonna, più o meno come Cristiano Ronaldo lì, è l'idolo della folla del Lecce, poi parleremo anche di lui. Ultima partita di questa sera, Lazio-Monza, risultato 0-0. Ancora sullo 0-0, aggiornamento del nostro Vince. Mettiamo un disco, zio, e poi andiamo avanti con la puntata. Cosa hai scelto? Prima eri lì che selezionavi tante buone cose stasera. Questo è lo zio Lucio. Lo zio Lucione? Ci sta. È da un po' che non lo mettavamo. Una donna per amico, lei. Una donna per amico. Come quelle del Vinci. Dedicata a lui. Esatto. Sul volume fino alle ore 22, siamo in diretta. Una tigre in salotto. Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna.
eccitazione è il sintomo d'amore, al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Ti sei innamorata di chi? Troppo docile non fa per te. Lo so, divento antipatico, ma è sempre meglio che ipocrita. D'accordo, parco, vuoi, i miei consigli mai, mi arrendo, fa come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi, ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti odio forte, debole compagna, che poche volte impara troppo insieme. Non c'è una gomma ancora che non si buca, il mastice sei tu, mia vecchia amica. Oh, la pezza sono io, ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Mi sono innamorato su un po', rincoglionito non dico no, per te sono tutte un po' squallide, la gelosia non è lecita. Quello che voglio lo sai, non mi fermerai, che menagramo che sei. Eventualmente puoi sempre ridere poi, ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara, a volte insegna. La devo fare, zio? Entrare? Entra. Ma sono già dentro. Entra, entra. È un tigre. Una donna per amico, Lucio Battisti, live in diretta qui a Music and More, la web radio più truffaldina della provincia. La più arcobaleno. Di Tiziano Ferro. Si parlava di arcobaleno, perché stamattina ho collegato la cosa, perché stamattina ho sentito l'intervista di Tiziano Ferro a Radio DJ, no? E quindi ho collegato un po' la cosa, che parlava dei figli, lui e del suo compagno. E quindi ho proposto allo zio Bardelli un padel con il Vinci a controllare la situazione. Io, lo zio Bardelli, Nick Giardini e un'altra quarta persona che dobbiamo ancora selezionare. Una in forma però. Sì, tipo il Viola, un esatto. Bello sportivo così. Potrei giocare solo con voi a quello sport lì. E ho dichiarato appunto che con la sigaretta elettronica lo zio Bardelli gli manca solo di giocare a padel per trasformarsi in un Tiziano Ferro morazzonese. No. Dai che facciamo anche quattro risate questa sera con tutte le notizie belle che abbiamo scelto, però spariamo un po' delle nostre solite cazzate in attesa del momento di Ronnie. Tra parentesi, siamo arrivati già al giro di boa, quindi metà puntata se n'è andata. Così. Come vola il tempo quando ci si diverte. Le espressioni che non usa nessuno. Attenzione ragazzi, rullo di tamburi, preparalo zio. Cosa è successo? Ce l'hai, rullo di tamburi, eccolo qua. Rullo di tamburi, Matteo Rossotti ha scaricato Telegram. Applauso, applauso. Applauso perché
La Family Rossotti ha scaricato Telegram apposta per mandarci messaggi vocali che sono arrivati al 348 6709 857. Adesso ci manca solo che non funziona e mi fucila, e proviamo. Colonnello e Bardelli, siete due monelli, oe, oe. Anche il Vinci però. No, oh, Maria Sole, ma lo zio Bardelli è simpatico. Certo, facciamo anche quattro risate. Hai visto, visto? Sono io il protagonista di questa sera, grazie ragazzi. Non hanno quasi nominato il colonnello per la prima volta in quattro anni. Sei te, sei te. Grazie famiglia Rossotti. Fagli l'applauso. Vi devo un caramamma a tutti, anche ai bambini quando cresceranno. Aspetta che ho aperto la porta, stanno entrando i fotografi per Oscar Bardelli, incredibile. Senti. Quante foto, quanti scatti, via dai, fuori, show, che dobbiamo andare avanti. Dagli la felpa, dagli la felpa. Dagli la ferra, veramente Rossotti così tradito dal nulla, va bene, fa niente. Grazie ragazzi, grazie, è un colpo vi voglio al cuore bene. Che però no, non l'ho mai visto così felice Oscar, ti brillano gli occhi. Chiaro, dopo tutti questi anni ormai mi hanno sentito invecchiare e io li ho sentiti crescere. Allora, aggiornamento sportivo, sempre stiamo seguendo il nostro inviato dall'Olimpico è di sempre, Roma, sempre 0-0, è finito il primo tempo, finito il primo tempo, intervallo di Lazio Monza, quindi aggiornamento in tempo reale, ultima partita della quindicesima giornata, no? Cos'è, sì, che è una roba, sì, del 15. Quindicesima giornata più o meno, siamo lì 0-0 Lazio Monza, speriamo. Secondo che me finisce così, vince il Monza. Vuoi dire azzardi il pronostico? Io dico così, vince il Monza. Ah, oggi è anche il compleanno di una persona. Dici che il presidente ha chiamato già. Ma sì, perché alla fine non può perdere, dai. Il presidente, sì, che vabbè, ha. Vediamo. Vedremo. Comunque oggi è il compleanno anche di un giocatore che ieri ha fatto la differenza. Ma qui me lo devi dire tu, perché vero? Eri tu. Perché mi somiglia un po' anche nei movimenti, sì, in fascia. Insomma, oggi è compleanno e facciamo tantissimi auguri a Federico Di Marco, che ieri sera è stato protagonista della vittoria dell'Inter con una doppietta da terzino sinistro. Quindi... Sì, ma poi il secondo gol come l'ha fatto, colonnello? Perché era dall'altra parte. Ha fatto una bella rientrata, una bella sterzata verso l'interno. È rimasto in piedi, palla a giro sul palo lontano, poi ha avuto la fortuna che il difensore è passato davanti al portiere, che non ha visto partire subito la palla, e gol sul palo lontano. Di la verità che gliele date te qualche dritta quando l'hai conosciuto. Io ho una foto, il buon Pepo che non è collegato, ormai non si collega più. Io ho una più, foto nostro... tu con era Di Marco che ti ha chiesto di fare la foto, tra l'altro quel Pepper 72 lì, ragazzi, martedì potrebbe commentare la mia prestazione di martedì. Ho preso una traversa, fratello, che trema ancora adesso, incredibile. Mamma mia. Va bene, però invece Dima ne ha messe due, quindi tanti auguri a lui. Poi andiamo a vedere un po' di compleanni che ci sono in questo giorno, in questo 10 novembre 2022, data palindroma, che mi piace sempre dirla per il termine, però non è vero, però è sempre un po' palindroma. Oh, penso che io stavo anche ragionando e dico, ma c'è anche pensato, fratello. Sì, esatto. Compleanno di Raul Cremona, quindi il nostro, le lettere, bravo, di Jacopo, bravo. Ortis, grande, sono andato a vederlo l'anno scorso dal vivo. Poi il chi è mago. Che... compie gli anni il maestro della musica italiana, uno che ha innalzato e ha portato il livello della musica italiana nel mondo a un livello estremo. Oscar. Nel frattempo Teo sta continuando a usare Telegram e scrive: va che sei pirla, Roby, Oscar hai ragione, con le risate vince numero uno, toglietemi Telegram subito. Sta registrando, quindi ci sta prendendo gusto, certo. Il nostro amico Teo. Chi è che fa gli anni? Fa gli anni il maestro Ennio Morricone, quindi che protagonista di numerose colonne. Eccolo qua, è la sua, il buono, brutto e cattivo. Protagonista e autore di quanti tantissime anni avrebbe colonne fatto, sonore, tantissimi, perché era già vecchio quando è morto, quindi adesso sarebbe però ancora, è un... ancora più vecchio. Aspetta che vado a cercartelo al volo, Vince, perché adesso mi hai messo lì la situazione che non so quanti anni aveva. Allora, era del 28, quindi fai quattro conti, avrebbe compiuto quando? 80 28. Anni nel 2008, 90 anni nel 2018, 95 90. Anni, quindi avrebbe compiuto, no, nel 2023, 94, dai, 94, 94. Anni. Sì, il comunque maestro Morricone è immortale, possiamo dire che è immortale con quello ha fatto. Ha fatto della musica che è di livellanza, direi, sì, come sì, direbbe sì, il nostro sì. amico Schizzo, quindi tantissime, oltre a quella che state sentendo, quindi il buono, il brutto e il cattivo, e poi autore di titoli come, non so, la trilogia del dollaro, una pistola per Ringo, la resa dei conti, per parlare di altri, insomma, che riguardano il genere, quindi quegli western che piacevano un casino e che ai tempi erano fortissimi, ma poi anche tantissimi altri tipi di film. Ricordiamo anche alcune pellicole di Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino, che abbiamo passato all'inizio con una delle colonne sonore di, appunto, di del filmone là, come si chiamava, Vince, il film di prima che già non me lo ricordo più. Pulp Fiction, è vero, sì. Mi ha passato Pump It, quindi ha vinto anche 3 Grammy Awards, 3 Golden Globe, un sacco di premi, 10 David di Donatello, 11 nastri d'argento, insomma, un leone d'oro alla carriera. Chi più ne ha più ne metta, tantissime. Anche gli altri film al di fuori poi degli western, ricordiamo I Giorni del Cielo, Mission e The Untouchables, Gli Intoccabili, quindi tantissimi. E poi delle canzoni come questa, Se telefonando, bravissimo, però scritta, questa lui forse l'aveva musicata, scritta da Maurizio Costanzo, sì, lui è musicata da lui, sì, anche altre canzoni. Quindi, visto che siamo passati un po' alla musica, diciamo, che ha portato in voga, citiamo Il Mondo. Bellissima, di Jimmy Fontana, Sapore di Sale, anche del buonissimo Gino Paoli. Sapore di Sale, Gino Paoli, grande, vabbè, 60. Sono state usate le sue, poi tutte le sue musiche in più di 60 film vincitori di premi, quindi grandissimo. Vabbè, uno che ha segnato comunque la storia e che, come ho detto, ha portato in alto l'Italia alla grande con più di 70 milioni di dischi venduti, con le sue colonne. 70 milioni, cioè, sì. Poi quelli adesso, organici. I cantanti di adesso se la menano perché vendono un milione comunque di copie e gli danno disco di platino. Lui gli avrebbero dovuto fare il disco del flessibile, cioè, avrebbero dovuto regalargli un disco in un materiale che neanche esiste, con tutte, oltre adamantio, adamantio. Diciamo che ci rende orgogliosi di essere italiani, giusto? Sì, assolutamente. Grande Ennio Morricone, che abbiamo citato durante questa Super Tigre in Salotto. Infatti Ronnie ci aveva commentato nella chat di Spreaker che potete continuare ad utilizzare tutti quanti Mission, appunto, che ho citato in precedenza, quindi dai film a canzoni a di tutto di più. Quindi viva Ennio Morricone. Zio, mettiamo un disco che poi andiamo avanti con le nostre hit, le nostre bombe, mettiamo così. Un altro bel cantautore italiano, dai, un altro bel cantautore italiano, puntata così. Porto. Chi è? Mannarino. Rossa nella sera se ne va. Una mattina ha preso la corriera perché voleva andare alla città, che il padre con la zappa le rubava tutta la felicità. Trovata fu rinchiusa in un convento, però poi fuggì dall'aldilà. E in questa strada sporca come il mondo, quanto è bello camminare. La donna del porto parla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. Il giorno vende al sole del mercato il sale dolce della libertà. La notte vola sopra un cane alato e sveglia tutta la città. È vestita sempre trasparente, capelli sono di lilla, porta in mano una stella cadente e terrorizza la città. Mary Lou, Mary Lou, tutti i marinai gridano I love you. Mary Lou, Mary Lou, tutti i marinai gridano I love you. Donna del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. Ma poi un ragioniere ha sbalbollato perché non riusciva più a contare, poi precisamente ha calcolato dentro un bar. Era stesa sopra il pavimento, ma si è rialzata, detto non si fa. Gli ha dato un pizzicotto sotto il mento e l'ha spedito all'aldilà. La donna del porto parla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va. Serve un lupo nero da maestrare.
forse è meglio vivere all'inferno che in una santissima città. Mary Lou, Mary Lou, tutti i marinai gridano I love you. Mary Lou, Mary Lou, tutti i maritati gridano I love you. Vincerla per andare ai playoff, per andare a giocare i regionali, dai dai che non si molla un cazzo. Poi pure l'Inter ieri 6-1, le giornate quelle belle, dai, buona live. Per chiusura del weekend, domani meno male che è venerdì. Jacopino, dai, buona continuazione, buona serata. Dai che è venerdì. Oh Sole, lo sai adesso come è diventato il colonnello? Tutto dirigente, sta lì nella sua fascia. Ogni tanto fa la sgroppata, ma tutto educato. Sì, sì, devi vederlo. Ormai, poi quando c'ha il Pepper 72 di fianco, sta lì tutto bravo, bravo, buono, buono. Sì, lo sai, perché sennò mi prende in giro. Esperienza, questa è esperienza. Lasciami stare Roby, eh. Oh, no, brava Maria Sole che mi difende, eh. Bravi ragazzi, meno male che c'è ancora qualcuno che mi vuole bene. Torniamo dopo il disco di Mannarino, Mary Lou, l'abbiamo ascoltato live durante questa Tigre. Mancano ancora una ventina di minuti da passare in nostra compagnia con questi tre simpatici burloni, il sottoscritto, il nostro Vince lì al commento tecnico. È ripresa la Lazio, fratella. Ero un attimo distratto, stavo guardando l'Eikma. Stavi guardando le donne dell'Eikma. Ma domenica vuoi andare a fare un giro, lo so. Guarda, devo comprare una moto nuova, sai che io sono un centauro, no? Lo so, lo so che sei un appassionato delle due ruote, delle due gambe più che delle due ruote. E poi il nostro Oscar Bardelli in regia, che ormai mi ha surclassato clamorosamente nelle classifiche di gradimento dei nostri ascoltatori. Allora, perché abbiamo messo poi il pezzo di Mannarino? Oltre ad essere carico, bello e pieno di energia come tutte le canzoni del cantautore, appunto, un altro cantautore italiano top, colleghiamo la notizia anche che a Roma si è svolto in questi giorni qui un evento particolare, perché c'è stata la presentazione di qualcosa di importante, non solo che riguarda, vabbè, una star italiana, un altro che quello, diciamo, però è più presente sul territorio italiano che all'estero, come poteva essere, sì, prima. Devo dire che davvero, che abbiamo parlato di Morricone, appunto, parliamo del nostro Vasco. Sono uscite le date del live tour 2023 di Vasco Rossi e poi soprattutto a Roma c'è stata questa presentazione del docufilm, del che docufilm riguarda le date che ha fatto, dove, Vince? Al Circo Massimo, perché insomma a Roma ha già fatto delle date lo scorso anno, lo scorso anno. Io una di queste ho partecipato. Sei andato, giusto? Una di queste ho partecipato. Magari finisco nel docufilm. Magari finisci, magari finisci nel docufilm, sì. Com'è stato al Circo Massimo? Bello? Molto bello, molto bello. Poi era la prima volta che andavo nella capitale, quindi è sempre una bella emozione, una novità. Na capitale, una novità, na capitale. Capitale. E visto che parliamo di capitale, hai dato un occhio, stai seguendo un po' la Lazio? Ancora half time. Meno male, half time, 0-0. Quindi ancora 0-0, niente, non è ancora ripresa la partita tra Lazio e Monza. Comunque stavamo parlando del buon Vasco, sono uscite le date, il docufilm che un po' riassume il concerto al Circo Massimo, che ci sarà solo tre giorni, mi pare, 14, 15 e 16. Settimana prossima, da lunedì a mercoledì. Sì, esatto, lunedì, martedì, mercoledì in alcune delle sale più importanti, quindi potete consultare poi i siti del vostro cinema in base a dove abitate. Se lo danno, il consiglio è quello di andare, perché è stato un concerto veramente 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 entusiasmante. Io ho partecipato alla data di Milano, quella lì all'ippodromo di fronte a San Siro, quindi non l'ippodromo classico ma al Parco di Trenno. Questa sì, è stata la location dove si è svolto il concerto a Milano. È stato molto bello e quest'anno le date riguardano solo quattro città per adesso. Sì, per adesso solo quattro. Tanta roba. Bologna, più Roma. Più verso il sud, perché fa Bologna, Roma come due città, insomma, del centro Italia più o meno.
e poi scende più giù arrivando a Salerno e Palermo. Salerno mi sembra che è la prima volta, se non sbaglio. Mi pare di sì, comunque fa 6-7 giugno Bologna, 16-17 giugno Roma, poi 22-23 giugno Palermo e 28-29 giugno a Salerno, quindi si è riempito un po' tutto il mese di giugno. Speriamo che magari venga aggiunto magari qualcosa prima di luglio, più vicino a noi la mette, più vicino dai. A noi un Torino ancora, un Milano, così potrei spararmela, potrei decidere di portare anche la Piera, ma a pensare di portarla fino a Bologna e dovermi fermare ogni 20 minuti mezz'oretta con lei in autogrill, perché non è come me che posso fare un viaggio di 12 ore, posso praticamente sto lì concentrato da solo e non mi fermo mezza volta. Non è prestazionale. Diciamo che è un po' più avanti di me negli anni e quindi ha bisogno di più soste. È come se portiamo Oscar, se porti Oscar ti devi fermare ogni quarto d'ora. Tieno ci sta facendo tanto finta di non seguirci, perché adesso che è diventato importante. Tanto non sta ascoltando. No, stavo sempre ascoltando. Mi è arrivato un messaggio su Messenger adesso di questo ragazzo qua. Bravo Vasco. Oscar, sei fortissimo. Vasco Rossi. Ti seguo sempre alla tigre, sei meglio del colo. Un ragazzo che ha fatto militare con me, che non sento dal 98. Dal 98, io ho fatto 98. Militare nel 98. Non lo Quanti anni avevi nel 98, colonnello? 19. Non lo so. Adesso mettiamo un disco del 1998. Allora, voglio vedere. C'era ancora Jordan che giocava. Allora esatto, sì. No, nel 98 era ancora operativissimo. Allora, disco. No, vado a cercartelo io, zio. No, 1900. Billboard Top 100, vediamo. It's Tuclo, The Boy Is Mine. Shania Twain, che l'ho vista oggi al Full Stop. Oggi col Dory al Full Stop, grosse risate perché c'era una con i capelli rossi. E continuava. E Boy and Girl, The Chemical Brothers. Guarda Shania Twain, no, 99. Incredibile. Abbiamo messo un botto di roba italiana. 1900. Quindi adesso voglio un disco internazionale, zio. Io direi My Heart Will Go On e mettiamo il Vinci con le braccia aperte, tipo Titanic. Tipo Titanic, qua in bella Will Smith, Getting Jiggy With It. Andiamo un po' a vedere delle altre canzoni. Been Around the World, Puff Daddy. Io pensavo al Be Missing You. Everybody dei Backstreet Boys, che bello. I Don't Wanna Miss a Thing, zio. Ma quanti pezzi nel 98, anche se la prima, Too Close dei Next, io non ce l'ho in mente. Se proprio ti devo dire, mettiamo quella allora. La prima della Billboard Chart del 1998 dei 100 singoli più famosi cita i Too Close dei Next, che io proprio non ricordo assolutamente. Boh. Come disco più bello di quell'anno lì. E Shania Twain è solo terza. The Boy Is Mine di Brandy and Monica. Neanche questa. Allora ti dico una cosa. Non la ricordo assolutamente. Dici. La ascoltiamo. Too Close dei Next. Right now. Che disco era? Boh. Yeah. Vabbè, ragazzi, Music and More continua ancora un quarto d'oretta. Tra poco così, a sorpresa, disco sorpresa. Così, disco surprise. Tra poco con Ronnie in collegamento per il momento cultura. Una tigre in salotto. Una yeah. All right. Hold up. You're dancing like you're naked. Ooh, it's almost like we're sexing. Oh yeah. Yeah, boo, I like it. No, I can't deny it. But I know you can tell I'm excited. Oh girl, step back, you're dancing kinda close. I feel a little boom coming through on you. Now girl, I know you felt it. Ooh, you know I can't help it. You know what I wanna do. Baby, when we're crying, oh yeah, I get so excited. Feels so good, so real. Try but I can't fight it. Yeah, oh, you're dancing real close. And it's so real, real slow. You know you're making it hard for me. Baby, just dancing so close. Now and here, the way that you shake it on me makes me want you so bad sexually. Oh girl, step back, you're dancing kind of close. I feel a little boom coming through on you. Now girl, I know you felt it. Ooh, you know I
E rientriamo ragazzi dopo Too Close, Next, live qui a Music & More. Nel frattempo Ste ci scrive: da campione di Sarabanda febbraio 2000 posso dirti che non la ricordo nemmeno io, quindi ma sì, sì, non nessuno. È solo una roba nostra, boh, primo della Billboard chart, vediamo se ce la ricorda il nostro fratellanza Ronnie. Ronnie è in galleria. Ronnie, ci sei? Ronnie, mi sentite? Certo, alla grande, ciao Ronnie, eccolo qua. Ok, te la ricordi? Okay, no, allora, dovevo neanche te. Allora, seguendo la puntata, devo dire, mi sono venute in mente due o tre cosette, ovvero, primo, Michael Jordan vinceva il suo ultimo titolo nel 98. Con i Bulls, ok, ho detto che si parla di basket. Mica come ci ha picchiato subito, è stata lì aggressiva. Esatto, ci ha proprio picchiato. Hai capito? No, ecco, no, cioè ignoranti, cioè non l'ha detto. Scusa, fratello. No, quello mai. E poi cosa succedeva d'altro nel 98? Nel 98 andavo in Terra Santa io, ragazzi. Che bello. E giù una bella preghierina. Spettacolo. Quello è un posto da vedere, secondo me, una volta nella vita, sia se, come dire, sia un po' gesato, come dice il Robby, oppure no, nel senso che dipende, insomma, se uno, vabbè, uno ci crede o meno, ma indipendentemente da quello, è un posto da vedere una volta nella vita. Yes, e lo metteremo negli appunti delle cose da fare. Fratello, di che cosa ci parli stasera? Sì. Stasera parliamo di una... Parliamo di una cosa che è successa ieri in realtà e che mi ha dato ispirazione un po' per il momento di stasera, ovvero ieri sera è cominciata una grande trasmissione sulle reti generaliste, ovvero? Ovvero il nostro Zelig che è ricominciato. Bello. Non lo sapevo, grande Ronnie. Vero, il ritorno di cosa? Ritorno di Claudio di Bisio Zelig, e Vanessa Incontrada. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. E quindi ho detto, perché insomma non dire qualcosa su Zelig? In realtà più che un momento cultura diventa un momento un po' celebrativo, perché ormai sono veramente tantissimi anni che c'è. Che poi sai che, Zelig, sai che quindi... io c'ho la foto con lei, fratello. Con chi? Con Vanessa, perché ai tempi l'ho incontrata. Ma dai. Bravo. Applausi. Ragazzi, questa è davvero bellissima. Questa è la burlona, dovevo farla, mi è venuta in mente. Adesso questa hai scalato proprio... le classifiche. Oscar non ricorda più nessuno. Un pezzo da 90. Allora, il ritorno di Zelig dopo qualche anno d'assenza dal palinsesto. No, allora, a dir la verità, l'anno scorso era già tornato, perché si voleva celebrare il 25esimo di operatività, bravissimo. Infatti dal 1996 era prima su Italia 1 e poi è passata su Canale 5, quindi se ci pensate 25 anni di Zelig non è sicuramente un traguardo trascurabile. E quest'anno, visto il successo ottenuto l'anno scorso, ma anche nelle annate, decadi precedenti, diciamo che a Mediaset hanno puntato sull'usato sicuro e hanno riproposto il format Zelig con sempre Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che ormai è una coppia
inossidabile. Peraltro devo dire questo, che Vanessa Incontrada e Claudio Bisesso non sono solo due grandi presentatori, ma sono anche molto amici fra di loro. Lo riportano le interviste fatte da entrambi, e entrambi dicono che praticamente il partner è un, come dire, è un amico sicuro, quindi che non è proprio così facile magari anche nel mondo dello spettacolo. Quindi innanzitutto 25 anni non sono pochi, 26 ormai, e poi ha lanciato tantissimi comici, voglio dire, se ci pensate, tra, mi viene in mente Giacobazzi, che abbiamo visto anche io e te, sì, insieme a Varese, oppure non so, Maurizio Lastico, che parla un po' come Dante. Infatti quello mi piace sempre, perché sai che sono un po' un fan del buon naso aquilino, più famoso d'Italia, penso. Diciamo che sono passati lui, tutti da lì, insomma, a me tutti i più forti. Nel frattempo sì, stiamo sentendo la sigla anche in sottofondo, è quella che ha portato già a stamparti in faccia un sorriso a inizio puntata, quando c'era il balletto tra Claudio Bisi e l'Incontrada, appunto. Sì, e infatti. Poi c'era anche Roy Paci, a proposito di musica, grande, grande. Eh sì, trombettista. All'inizio. Roy Paci. Roy Paci. Bravissimo, anche lui. E poi vabbè, ce ne sono stati ancora tantissimi, mi viene in mente Ale Franz, mi viene in mente Lamandino. A me viene in mente uno, ti interrompo di nuovo Ronny, viene in mente un comico che recentemente è anche passato a Varese a fare uno spettacolo dai nostri amici del Tumi Turbi, che era Flavio Aurelio ai tempi. Sì, ah, è la poesia di Flavio Aurelio, sì, che il poeta catartico, Flavio Aurelio, lui, sì, poi vabbè, sì, c'era Max, sì, bravo, Pisu, bravo, che faceva Ficare Piccone, che faceva il tipo, la, come si chiama, Tarcisio, in attistante, Ficare Piccone, Ficare Piccone. Voleva rubarmi, è bravo anche loro, che da lì poi si sono lanciati in una carriera sterminata, fortunatissima, adesso è in lavorazione anche loro film per Natale, anche sì. Aldo, Giovanni e Giacomo hanno pubblicato Il Grande Giorno, si chiamerà il film di Natale loro, okay. Quindi facciamo un po' di cose. Sì, sono passati un po' tutti da lì, insomma. Sì, in effetti, vabbè, per quest'anno sono previste 3 puntate, okay. Ma non è escluso che se si, diciamo, riscuoterà un buon successo, si potrà farne anche una quarta, una quinta. Ho letto che ci sono 6 session di registrazione dal vivo, quindi è agli Assembol di Milano. Secondo me è proprio una, come dire, potrebbe essere una bella idea, se si vuole passare una bella serata dal vivo, sì, andare a sentire una, noi, bella registrazione. Noi abbiamo già un nostro amico che c'è è passato a vederlo, perché l'ho visto nelle storie, che è il nostro Nicolò Ramella, il nostro, anche la nostra voce del Nicolò tennis, Ramella, e anche del calcio. Bravo. È andato con la Marta, infatti, a vederlo. Mi sa che spero, visto che facciamo un po' di gossip, di riuscire a vederlo, perché tu, Roby, lo sai, tra poco il Ronnino andrà a Torino a vedere la prossima, a vedere settimana, il Masters, sì, bravissimo, e quindi speriamo di incontrare il buon Nicolò Ramella e anche il nostro Melo Carone Nazionale, che io spero di veramente di incontrare, perché sapete che sono un grande fan del buon Stefano, e quindi diciamo... più che un momento culturale, era un momento celebrativo oggi. Certo, perché per mi sembrava giusto riservare lo spazio. Chiaro, poi non abbiamo citato anche, vero, mi sono dimenticato, me lo sta scrivendo anche una nostra ascoltatrice che è sempre collegata, che salutiamo, Barbara, anche lei ci sta scrivendo che non abbiamo citato il duo comico varesino per eccellenza, quindi il buon Bruno Arera e Max Cavallari, quindi grande Fichi Bruno, d'India, sono passati Bruno, anche loro da lì. Sicuramente ci vedrai dall'alto e veglierai un po' su tutti noi, anche assolutamente, noi sì, quindi un ricordo lo mandiamo anche stasera di Morazzone, e quindi più che altro questo, anzi, e a dire la verità, ieri come prima puntata ha superato tutti gli altri programmi per gli ascolti, quindi ho fatto già, è partita già col botto, è sempre un bel ritorno, la serie lo possiamo dire, sì, quindi godiamoci questo certo momento di divertimento, la perché... gente vuole divertirsi, sì, non può in mezzo più a tutti questi ormai a tutte queste serie, allora queste serie TV dove si ore e mezza in infatti vedete, io vado un po' contro quello, non ce serenità la faccio a guardare in com'è che si, c'è una serie che voi guardate che chi hai è, già cos'è? Visto anche tu, dove c'è cannibali, sì, Dahmer, che mangiano, che era... bravissimo, ha spaccato gli ascolti. Io,
Io non ce la faccio. Io ogni tanto ci vuole, insomma, qualcosa. Per me cambiare è sempre la cosa migliore. A volte mi guardo le partite, a volte mi guardo serie TV del genere. Adesso, ad esempio, a volte porno, House of Dragon, a volte apro direttamente. Cambiare, a volte apro direttamente ogni tanto porno sulla televisione. A tre volte guardo cose che mi fa ridere. Basta guardare me stesso, mi faccio ridere da solo. Ma lì tu sei di ispirazione per tutti i tuoi, come dire, soci, di cui penso di essere insomma nel novero, e mi fai sempre stramazzare dalle risate. Certo, frate, dobbiamo salutare qualcuno, fratello, prima che andiamo in chiusura. Sì, uno, voglio salutarlo anche se non ci ascolterà, però sì? voglio farlo, ed è una dedica particolare a Willy Caruso. Perché Willy Grande Caruso? Willy! Che è convocato in nazionale e domani gioca, quindi è convocato e domani gioca con la Spagna, quindi ragazzi, grande premio per il nostro Willone che sta facendo una stagione enorme, e quindi lo dico qua subito. Allora sai cosa facciamo? Poi ritagliamo il pezzettino di puntata, lo postiamo e tagghiamo il buon Willy Caruso, quindi per fargli i complimenti da Music & More. Se volete, volentieri, ho già scritto lui su Instagram, quindi sarebbe, ma magari ci risponde, dai. Esatto, vediamo. Complimenti. Salutiamo anche Teo, che questa volta dopo due settimane d'assenza si è collegato e scrive: ci sono, per il momento Teo, cultura, Teo. Anzi, il momento celebrativo di questa sera. Grazie fratello Ronnie, ti salutiamo, certo. Perché grazie a voi, siamo già a un'ora e uno, 22:07. Ciao frate, giovedì ciao, prossimo. Siamo via tranquilli. Ciao Ronnie. Ciao frate, ciao. Ringraziamo come sempre il nostro amico Ronnie per il momento cultura, come sempre puntuale, preciso. Questa sera è stato un momento celebrativo e siamo in chiusura di puntata, siamo arrivati anche questa sera alla fine. Quanto a ultimo aggiornamento anche sulla Lazio, fratello, aspetta che ci spostiamo. Aggiornamento. Ci spostiamo, diciamo, all'Olimpico subito. Di Roma, quant'è? Lo diciamo subito, sempre 0-0. Sempre 0-0. È una partita bloccata. Va benissimo così per noi, va benissimo così. Poi lancia lì la bomba al nostro Vince. Il nostro pendolino lancia lì la bomba. Allora chiudiamo con l'ultimo disco. Grazie Vince, grazie Oscar Bardelli in regia. Mi raccomando, finisci le parole crociate lì che stavi giocando. Ma no, adesso sono andate in scimmia, cavolo. Sono persone che non ascolto e che non sento da una vita. Persone che non ascolta da una vita. Ronnie è una persona che non ascolti da una vita. No, stavo chattando con questo amico. Okay. Va bene, zio, ci dedichi l'ultimo disco e andiamo in chiusura di puntata, ricordando che lunedì torna On Air Music & More dalle 21 alle 22 col Monday Fever. Cosa hai scelto sul finale? Il pezzissimo ignorantissimo DJ Axonville, nuovo progetto punk rock insieme a Mark the Hammer. Andiamo ad ascoltarcelo, buon weekend a tutti ragazzi, fate i bravi! Ciao a tutti dalla vostra Tigre, che torna On Air giovedì prossimo con gli amici di Varese 4x4 che ci raccontano del loro tour. Ciao! Ho un piano perfetto per la mia vecchiaia e ti giuro che non vedo l'ora. Camminare tutto fatto di Prozac ed in tasca coltello e pistola. Voglio girare con in mano la pensione alla ricerca di un rapinatore per svuotare il mio caricatore. Tanto in prigione se sei vecchio non ti inculano più. Non ti inculano più. Non ti inculano più. Tanto in prigione se sei vecchio non ti inculano. No, no, la mia età è una merda, una terra di mezzo per i vecchi, sono giovane per i giovani vecchio. Così mi sta sui coglioni il pischello, tanto quanto il cinquantenne su Facebook che scrive puttanate sull'amore immenso, perché ancora voglia di ficcarlo dentro. A volte spero che passi più presto il tempo, quando la morte è quasi lì e non fa più spavento. È un sollievo che oramai non ti tira, che non sei più neanche in balia della figa. Avrò i dolori sì, ma niente FIFA, perché io ho un piano perfetto per la mia vecchiaia e ti giuro che non vedo l'ora. Camminare tutto fatto di Prozac ed in tasca coltello e pistola. Voglio girare con in mano la pensione alla ricerca di un rapinatore per svuotare il mio caricatore. Tanto in prigione se sei vecchio non ti inculano più. Non ti inculano più. Non ti inculano più. Tanto in prigione se sei vecchio non ti inculano. No, no. E del rispetto non me ne fotterà niente, né del valore di morire saggio. Essere ricordato solo il 2 novembre da figli per cui non hai mai capito un cazzo. Dopo una vita a simulare virtù, ad espiare i peccati veniali di gioventù, a fare l'uomo di famiglia, di fatica, di valori. Non farò la scorta di medicine ma di munizioni. Ed è un sollievo che oramai non ti tira, che non sei più neanche in balia della figa. Non metto via come una formichina, perché io ho un piano perfetto.
perfetto per la mia vecchiaia. E ti giuro che non vedo l'ora camminare tutto fatto di Prozac ed in tasca coltello e pistola. Voglio girare con in mano la pensione alla ricerca di un rapinatore per svuotare il mio caricatore. Tanto in prigione se sei vecchio non ti curano più. Non ti curano più. Non ti curano più. Tanto in prigione se sei vecchio non ti curano. No, no. This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio.